Benvenuti, questa è Fashion and Beyond, la trasmissione dedicata alla moda, al lusso e al lifestyle. Ania Arati durante la Milano Fashion Week trasforma il Castello Sforzesco in una speciale passerella in cui sfilano non solo le sue ultime creazioni ma veri e propri messaggi di unione ed inclusività. In scena la realizzazione del sogno della stilista italo-marocchina e quello di tante altre donne che lottano per riscattarsi. Ruota attorno al colpo di fulmine lo storytelling dell'ultima campagna Fall Winter 2024 di Sisley. Tra le strade di Londra si svela la nuova collezione. Parole d'ordine, attrazione e seduzione. Due sguardi che si incrociano per caso, la chimica fulminea che unisce due sconosciuti. Hello Stranger è il nome della campagna Fall Winter 2024 firmata Sisley. Alex Cosani, lei, Joao Knorr, lui, sono ritratti in una campagna all'insegna della sensualità attraverso lo sguardo di Pierre-Ange Carlotti, fotografo francese di fama mondiale. Sullo sfondo Londra, la città metropolitana per eccellenza, dove tutto può succedere, anche innamorarsi perdutamente di uno sconosciuto dopo un solo sguardo. Look eleganti e sensuali quelli della collezione Fall Winter 2024, che vede i modelli mentre si rincorrono tra le vie della metropoli. Gilet dalle scollature importanti e vestiti midi giocano con le trasparenze per lei. Pantaloni sartoriali e maglioni a collo alto avvolgono in un caldo abbraccio lui. Il nero è protagonista, ma c'è spazio anche per altre tonalità fredde come i grigi e i marroni, in vero stile Sisley. Arrati aveva un sogno e con il suo progetto è riuscita a realizzarlo. Audace e determinata, la stilista italo-marocchina. Questo era il mio sogno, sognavo veramente di essere qua in questo castello perché fa parte del mio passato, ma sta facendo parte anche del mio presente perché ora sono felice. Un giorno ho passato una bellissima notte a questo castello con la mia mamma nel 91, ero piccola e non potevamo ritornare a casa e quindi mia mamma mi ha detto perché non ci fermiamo qua, che così meravigliosi ci uniamo qua intorno e così siamo rimasti. Ho detto io un giorno quando avrò il mio progetto culturale, perché è la mia moda che unisce le mie due culture, quella italiana e quella marocchina. E questo era il mio sogno, perché oggi ho unito la politica, ho unito la diplomazia araba con quella italiana, ho unito la moda, il fashion, ho unito la cultura e ho unito veramente tutto, perché volevamo dare un messaggio di pace. Questo era il mio sogno, per dare un messaggio a tutte le donne che come me, che non ce l'hanno fatta all'inizio, che tutti possiamo farcela, a dire alle donne, tutti quanti, di non smettere mai di sognare, perché se qualcosa è destinato a te, l'avrai, se qualcosa non è destinato a te, non l'avrai mai, però non smettere mai di sognare, perché il sogno ci aiuta a sopravvivere. Una moda che unisce, quella di Nia Arati. L'inclusione culturale e la libertà di essere se stessi, come l'abito burkini reimmaginato in modo lussuoso e realizzato a mano con l'icre Swarovski. In passerella donne che lottano per riscattarsi. E un forte messaggio finale. Donne speciali, le donne che mi aiutano a creare queste creazioni, che sono donne che hanno avuto difficoltà, che poi adesso ce la stanno facendo. E questo per me è già veramente un arricchimento culturale, ma anche di animo già tanto. E quindi sono qua perché voglio dare questo messaggio. Aiutare gli altri non dobbiamo mai smettere di farlo. E chi aiuta gli altri solo che ha sofferto. E io una di quella. Ora che sono felice voglio aiutare gli altri. Prendersi cura di sé può generare ansia e stress tra le più giovani, mentre per le donne più mature diventa più facile ritagliarsi dei momenti preziosi per stare bene. Una ricerca condotta da Luis con Pantene e Uno Bravo promuove l'importanza del self-care.
prendersi cura di sé ogni giorno partendo da piccole e semplici azioni quotidiane. Pantene lancia il movimento Regenerations per promuovere l'importanza del self-care. E lo fa coadiuvata dall'Università LUISS, che ha coinvolto migliaia di donne italiane in una ricerca per comprendere come curare se stesse sia uno strumento chiave per migliorare il proprio benessere. Da sempre la missione di Pantene è quella di trasformare i capelli in capelli sani e forti per dare alle consumatrici quelle che si dice un greater day, delle giornate in cui ci sentiamo al nostro meglio. Questo perché i capelli sani hanno il potere di influenzare in maniera significativa e positiva la nostra percezione, la nostra autostima. Con una ricerca che abbiamo condotto con la LUISS proprio sul concetto di self-care, non solo legato al mondo dei capelli, è emerso un dato che noi chiamiamo self-care paradox, ovvero il 99% delle donne italiane reputa il self-care importante, ma di fatto oltre 2 donne su 3 non riesce a prendersi cura di sé come vorrebbe. E qui nasce il movimento di Pantene Regeneration, che ha l'obiettivo di sensibilizzare sull'importanza del self-care, ma anche di normalizzarlo, perché prendersi cura di se stessi, prendersi del tempo e tempo di qualità per se stesse, non dovrebbe essere visto come un regalo o come un piccolo lusso che ci si fa, ma piuttosto come una necessità per vivere una vita equilibrata, senza sensi di colpa e senza pressioni sociali. Lo studio, condotto su donne italiane di diverse fasce d'età, ha approfondito il concetto di self-care e ha evidenziato quali sono le principali barriere che limitano oggi la cura di se stesse e quali le azioni rigeneranti e le possibili soluzioni. Sotto una punta dell'iceberg del fatto della mancanza di tempo ci sono una serie di elementi. Il primo è quello del dedicare tempo ad altri, che in qualche modo genera un senso di colpa verso me stessa. Il secondo punto è quello di difficoltà oggettive, quindi il tempo dedicato al lavoro, al commuting, che risucchia molto del tempo a disposizione. Oltre questo, forse una pigrizia nell'attivarsi e una generale sensazione di mancanza di capacità nel farlo. Ci sono comunque una serie di soluzioni che le donne cercano di attuare per prendersi cura di se stessa, che vanno in alcuni cluster logici. Il primo è quella della cura del corpo e dei capelli. Il secondo cluster logico è quello di sviluppare delle attività relazionali che siano piene e soddisfacenti con familiari e con amici. Il terzo punto è quello collegato alle attività rigenerative, fisiche, mentali e spirituali. E poi l'ultimo, prendersi cura di se stesse facendo delle cose che piacciono. Attività, pratiche e barriere cambiano con la fascia d'età. Per le più giovani le attività di self-care sono un lavoro, quasi, e questo genera stress, ansia, senso di incompletezza. La situazione cambia progressivamente, crescendo. C'è molto orgoglio nella fascia di età successiva e di senso di conquista nel poter prendersi cura di se stesse, e progressivamente, mentre si cresce, si diventa più consapevoli nel saper selezionare le attività che sono importanti per se stessi. Stare bene con se stesse non è solo una questione fisica. Anche Uno Bravo, il servizio di psicologia online che ad oggi ha supportato oltre 260.000 persone nel loro percorso verso la salute mentale, ha affiancato Pantene LUISS in questa iniziativa, sottolineando l'importanza proprio della salute mentale. Le barriere che ci separano dal farlo sono ancora tantissime e molte riguardano proprio lo stigma che ancora circonda il prendersi cura di noi stesse. Tante volte ci sentiamo costrette a mostrarci sempre forti, sempre performanti, sempre sul pezzo, come si suol dire, e questo non lascia molto spazio alla vulnerabilità. La salute mentale è importante quanto quella fisica e per avere un approccio olistico ovviamente va integrata. Il restyling di Illy Caffè Monte Napoleone compie 2 anni e per celebrare l'anniversario il flagship store si veste a festa, ricoprendo i chiostri di fiori colorati, musiche e proposte food gourmet accompagnate da cocktail speciali all'aroma di caffè da sorseggiare durante una seduta di astrologia.
L'iconico motivo Pepita di Porsche, un intreccio di quadrati e righe bianche e nere, è fonte di ispirazione per The Art of Dream, progetto proposto durante l'ultima Milano Design Week. Lines of Flight, questa la scultura interattiva a fungere da fulcro della mostra. Motivi, ritmo, simmetria e ripetizione. Si chiama The Art of Dreams ed è un progetto che all'ultima Design Week ha voluto dare una nuova vita ai sogni nel campo del design, nel quale il sogno è visto come un'utopia abitabile. Il motivo ormai iconico di Porsche, composto da quadratini collegati da strisce diagonali, diventa fonte di ispirazione per l'esibizione. La leggenda narra che Ferry Porsche conobbe una bellissima ballerina di flamenco che indossava un abito con questo disegno. Lui se ne innamorò e decise di utilizzarlo anche per gli interni di una bellissima 356C verso la fine degli anni 50. Poi questo motivo entrò nella produzione delle vetture Porsche intorno alla metà degli anni 60 ed è tuttora disponibile ed è molto molto richiesto proprio perché è diventato iconico. Concept of Dream. Il concetto di sogno è un luogo sicuro dove si possono fare cose difficili, che a volte sono nascoste nell'inconscio. Cerchiamo di aprire questi spazi, ristabilendo il nostro bambino interiore. Per questo è importante perdere le strutture sociali e professionali in cui viviamo, per muoverci in luoghi aperti all'esplorazione. To move in a places where you are open to exploration. Sono passati 2 anni dal restyling del flagship store di Illy Caffè Monte Napoleone, firmato dallo studio di Antonio Citterio e Patricia Biel. Per questo secondo anniversario Illy organizza una grande festa al Civico 19 che per l'occasione si tinge del suo iconico rosso. Questo è il nostro terzo anniversario qui a Monte Napoleone. Festeggiamo il compleanno del negozio. Festeggiamo il nostro principale progetto di innovazione, qualità e sostenibilità, che è Lilletta, e lo facciamo in una location che rappresenta un po' il connubio perfetto del posizionamento del brand. Quindi siamo a Monte Napoleone, che rappresenta il lusso in Italia, in Europa e nel mondo. Non esiste una location migliore per festeggiare. Tra Flower Bar e corner esperienziali, protagonista della serata è Lilletta. Bellezza, funzionalità e innovazione per la macchina professionale da caffè ad alta pressione lanciata a gennaio, che mantiene le linee originali della sua Ava del 1935 ma gode del tocco di stile dell'architetto Citterio. Abbiamo cercato di dare risalto sicuramente a Lilletta, che ha uno spazio dedicato e molto visibile nella sala di fianco alla preparazione di Mixology. Perché? Perché Lilletta in realtà entra in un mondo particolare della caffetteria, è la prima macchina che è in grado di estrarre un estratto moka, un estratto filtro, che generalmente si fanno con equipe differenti. C'è uno spazio dove i fiori la fanno da padrone, in questa bellissima cornice, e c'è uno spazio dedicato invece a dei piccoli oggetti e dei piccoli mulini fatti con i fiori, tra l'altro è con le bacche del caffè che ricordano appunto il nostro core business, il caffè. Illy Caffè Monte Napoleone si riconferma uno spazio di incontro e socializzazione, che sia nel giardino, nel dehors coperto o in una delle sale, per assaporare il caffè e scoprire la proposta food e vivere pienamente l'esperienza Illy. Monte Napoleone è e sarà la sintesi di quello che è il posizionamento del brand. Illy è sicuramente il primo brand e l'unico brand di caffetteria che è riuscito a raggiungere un posizionamento lusso a livello globale riconosciuto dagli operatori e dai consumatori. E Monte Napoleone è il posto dove un brand lusso deve stare. Basta fare un giro qui fuori sulla strada e ci si incontra con brand che hanno il medesimo posizionamento. Sarà sempre centrale nella nostra storia. We'll be right back.
una maxi tavolata per 1000 commensali nel cuore di Parma sulle note di Giuseppe Verdi. È la cena dei 1000, momento gourmet di fine estate con un menù griffato firmato da due guest chef, Davide Oldani e Iginio Massari. La bellezza senza tempo della città eterna accompagna la prima degustazione di vini in live firmata Enoteca Esselunga. La piattaforma del colosso della grande distribuzione organizzata è un viaggio enologico a portata di click. Un'esperienza tutta da degustare, un viaggio enologico solo con un click. Enoteca Esselunga, l'e-commerce riservato esclusivamente al mondo del vino d'eccellenza, firmato dal gruppo specializzato nella grande distribuzione organizzata. A quasi un anno dal suo debutto con l'online, sulla terrazza del punto vendita La S in via Tomacelli, nel centro storico della capitale, comincia un viaggio in più tappe. Una degustazione sensoriale che porta all'esperienza dall'online all'offline e che coinvolge vista, olfatto e gusto. Siamo partiti da Roma perché il clima settembrino era molto favorevole per questo bellissimo evento su questa bellissima terrazza, però abbiamo già delle altre tappe, abbiamo già in agenda Milano, Torino e stiamo passando anche prima di Natale un'altra magari location un pochettino natalizia ma che fa parte del nostro percorso commerciale. Noi da tantissimi anni siamo degli ottimi venditori di vini, però lo abbiamo voluto collocare questo progetto all'insieme delle nostre eccellenze, quindi la parte della gastronomia che per noi è un'eccellenza molto importante, quindi piatti pronti con il marchio La Cucina Esselunga, l'abbiamo voluto collocare anche con la pasticceria, quindi con tutto il nostro programma che abbiamo fatto sulla pasteria Lisenda. Mancava ovviamente la parte del beverage, cioè il beverage aveva già delle sue soluzioni a negozio, abbiamo voluto includere nei tempi moderni, quindi essendo attuali su questo mercato, con la parte digitale, quindi dalla parte dell'e-commerce. Quindi abbiamo voluto creare proprio un portale dedicato, verticale, specialistico nella parte dell'enoteca. Qual è ovviamente l'asset più importante? Qualità, servizio e sempre a nostra convenienza. La scelta è proprio quella di arrivare un pochettino dappertutto, quindi la tecnologia, quindi la logistica ce lo può permettere. Al di fuori delle nostre piazze tradizionali abbiamo voluto anche estendere il servizio a tutta Italia, perché privare ovviamente attraverso una piattaforma un nostro cliente o un potenziale cliente che sta a Palermo, che sta a Cosenza o che sta negli Abruzzi, quindi attraverso la nostra piattaforma tutti possono acquisire i nostri vini, ci sembrava una bella cosa. Di un servizio, una vera e propria coccola per il consumatore, una selezione frutto di un meticoloso lavoro realizzato in collaborazione con oltre 650 aziende produttrici. Ad oggi contiamo 2350 etichette suddivise in un 85% vini e 15% spirits. Per quanto concerne la provenienza delle bottiglie, l'80% dal mondo vitivinicolo italiano e il resto, il 20% restante, dalle altre parti del mondo. È un servizio che funziona in maniera classica, come fanno tutti gli altri e-commerce, nel senso che abbiamo un magazzino dedicato in provincia di Bergamo, in cui le bottiglie vengono conservate in cartoni originali e vengono acquistati direttamente al produttore. Noi infatti possiamo vantare una collaborazione con più di 650 cantine. Le bottiglie vengono stoccate, come dicevo, a temperatura controllata e a luce soffusa in modo che non sia alterato il valore della bottiglia. E viene anche, cosa che ci distingue da tutto il resto del mercato, viene anche consegnato con mezzi propri nostri nelle aree in cui siamo presenti con i negozi fisici. Questo per preservare la bottiglia. La selezione di vini viene fatta tramite un percorso di ricerca, perché siamo partiti da quello che già avevamo in negozio, che sono già 1000 etichette, abbiamo cercato di differenziare andando a cercare di collaborare con quei produttori che per dimensione loro produttiva non potevano soddisfare tutto il fabbisogno che a noi serve per nei nostri punti vendita, e quindi siamo andati un po' a cercare quelle piccole eccellenze, e per eccellenze non si intende basato solo sul prezzo ma sulla propria capacità produttiva del produttore. Siamo andati a cercare appunto questi piccoli produttori un po' in giro per il mondo e li abbiamo contattati e abbiamo iniziato una nuova collaborazione diretta.
ma il legame tra Esselunga e il mondo dei vini ha radici ben più lontane. A metà degli anni Ottanta, tutto inizia con uno scaffale di legno verde. Parte a metà degli anni Ottanta, Esselunga ha deciso di intraprendere una strada lunga e tortuosa per certi versi, con molti produttori, e siamo arrivati negli anni 90 che abbiamo aperto la prima enoteca, uno shopping shop a Casalecchio di Reno. Oggi ne abbiamo 93 e in questo percorso abbiamo seguito un po' le esigenze che il mercato e i clienti ci chiedevano di aggiungere anche, per quanto riguarda il comparto wine e spirit, vino e liquori, l'enoteca online di Esselunga. Cena per 1000 persone a Parma in un ristorante gourmet a cielo aperto. Una lunga tavola di 400 metri apparecchiata nel centro storico della città, nel cuore della Food Valley, territorio per eccellenza dell'agroalimentare con un valore di 8,2 miliardi di euro, di cui 2,7 derivanti solo dall'export. È la cena dei 1000, appuntamento che vuole celebrare il saper fare della Food Valley con le sue filiere, le tradizioni e soprattutto la sua identità. Era il 2015 quando Parma viene insignita di questo riconoscimento, Parma città creativa della gastronomia, e da lì parte tutto. L'Europa, il mondo che ci dice che siamo creativi, il mondo che ci dice che siamo stati bravi fino allora, e da lì una grande idea, quella di cercare di fare qualcosa che gli altri non hanno ancora fatto. Mettiamo a tavola 1000 persone con tutte le aziende, i prodotti di Parma, Parma Food Valley, tutti assieme per una grande organizzazione. Siamo qui alla quinta edizione, la prima la facciamo nel 2018, la pandemia ci ferma, ma siamo ancora qua. Abbiamo sfidato il tempo, abbiamo sfidato i temporali, ma il gusto Parma prevale sul mondo. Abbiamo grandi prodotti che hanno portato già col loro nome il nome di Parma nel mondo. Due guest chef che hanno firmato il menù d'autore, Davide Oldani e Iginio Massari. È un omaggio a Parma con un'idea, un pensiero dietro di una cucina sempre in movimento di, come io amo definirla, della cucina pop. La città di Parma prende sul serio l'alimentazione e l'alimentazione è una delle basi che ci può far sorridere la vita. Il concetto del dolce è stato quello di portare l'italianità sul tavolo, di ricordare che i francesi sono bravi, ma se noi se facciamo gruppo siamo molto migliori di loro. Poi c'era Paul Bocuse che quando parlava con Gualtiero Marchese diceva: quando gli italiani si accorgeranno del valore delle materie prime non esisterà più nessuno. Non l'abbiamo ancora scoperto. E difatti sono state più di 200 persone tra chef, sommelier e camerieri che assieme a Oldani e Massari, agli chef di Parma Quality Restaurants, Alma e Chef to Chef Emilia Romagna hanno reso la cena sotto il cielo stellato una serata speciale. È stato veramente più che un lavoro, direi un divertimento, un senso di leggerezza. La creatività, la forza comunicativa, l'impegno politico e ambientale. Obey è in mostra a Milano. La fabbrica del vapore ospita la prima personale in Italia dedicata allo street artist statunitense. Si apre con un'intera parete tappezzata dal volto di André the Giant, lo stencil che lo rese celebre, la mostra Obey di Arthur Shepard Fairey.
Si tratta della prima personale in Italia di uno degli street artist più influenti al mondo, organizzata alla Fabbrica del Vapore di Milano e curata dallo stesso Shepard Fairey insieme alla Galleria Wunderkammern e in collaborazione con il gruppo Deodato. Siamo partiti, diciamo, dalla volontà, dall'idea, dalla voglia di fare una personale importante di Shepard Fairey in Italia e in particolare a Milano. Shepard è stato da subito entusiasta del progetto, dello spazio, lo spazio della Fabbrica del Vapore e l'idea di fare finalmente un progetto di questo rilievo in Italia, che poi ha finito per essere il suo progetto più grande in Europa, sia come mostra personale che come murales, e quindi siamo particolarmente contenti ed orgogliosi di questo. L'universo artistico di Obey si snoda attraverso un percorso espositivo inusuale, suddiviso per aree tematiche. La cattedrale della Fabbrica del Vapore per l'occasione infatti diventa quasi un villaggio, in cui da una piazza principale si snodano cinque viali, cinque percorsi, ognuno dedicato a uno dei grandi temi cari a Shepard Fairey. L'idea di fondo a livello curatoriale è quella di cercare un po' di recuperare il mood anche diciamo dell'attività di street art, quindi diciamo della produzione fatta in strada, e quindi di cercare un po' di recuperare l'idea di delle vie all'interno delle quali perdersi, all'interno delle quali lo spettatore, il visitatore può girare tranquillamente, ritornare, andarsi a studiare, poi vedere i dettagli dei singoli pezzi, il tutto convogliato al centro in qualche modo, che è dove ci troviamo qua adesso, quindi ricreando un po' l'idea di una piazza, e anche cercando di restituire la potenza estetica in termini, diciamo, anche di scala e di grandezza di quelli che poi sono i murales di Shepard, quindi diciamo un richiamo alla parte muralistica che abbiamo recuperato attraverso le grafiche che poi sono dislocate all'interno della mostra, all'interno dello spazio della fabbrica. Le opere di Obey, il cui nome d'arte è una provocazione all'obbedienza cieca e acritica, si caratterizzano per la loro forte valenza politica, per quella capacità di diventare icone di speranza, uguaglianza e pace. L'influenza di Shepard nell'universo sicuramente della street art è stata fondamentale, no? C'è una sorta di affermazione ricorrente un po' tra gli addetti ai lavori, secondo cui Banksy avrebbe creato il mercato mentre Obey avrebbe creato il movimento. Quindi da questo punto di vista mi sento dire un'influenza incredibile, sia per quello che riguarda la poster art, quindi diciamo il bombardare le città con questi poster ripetuti con la faccia di Andre the Giant e la scritta Obey, quindi l'uso delle tecniche del marketing, in qualche modo della comunicazione visiva, senza un prodotto sottostante. All'inizio il messaggio era semplicemente andare a disturbare o a questionare la modalità con cui il panorama urbano veniva costruito, no? Quindi tutti quanti erano abituati a vedere manifesti pubblicitari di ogni tipo di città, tutti quanti sono rimasti scioccati da questo giochetto di cominciare a notare nelle città qualcosa di un po' straniante, di difficile da contestualizzare. Quindi attraverso la cultura visiva mettere proprio in discussione le modalità gestionali dello spazio pubblico, in particolare dello spazio pubblico urbano. Nel tempo poi sono arrivati i messaggi che sono i messaggi chiave di tutta quella che è la poetica di Shepard, e quindi direi sicuramente messaggi di pace, di uguaglianza, tutte le tematiche di come dire, tutele delle minoranze, rivendicazioni di diritti umani ed esaltazione anche di alcune come dire, culture, o quelle che al tempo potevano essere sottoculture, come per esempio il punk, l'hip hop, che poi attraverso tutte le sue opere, o diciamo la parte delle sue opere dedicate a questa sezione, quindi musica, arte e musica, vengono poi riproposte attraverso le immagini, diciamo, dei protagonisti. La mostra Obey di Art of Shepard Fairey rimarrà aperta fino al 27 ottobre alla Fabbrica del Vapore di Milano.
Fashion and Beyond termina qui. Grazie per averci seguito. Vi diamo appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata. Arrivederci.